un'iniziativa di commercio della sua parte giovanile, perché le start-up sono una cosa importantissima, però anche la nostra esperienza concreta anche in altri settori che si occupano più di industria e produzione ci dicono che i primi periodi sono quelli più difficili, perché comunque stare sul mercato è difficile, perché è difficile reperire i finanziamenti, è difficile sviluppare le competenze. Sicché aiutare queste aziende nel periodo in cui devono partire credo sia la cosa più importante. Per Firenze lo è ancora di più, perché noi abbiamo bisogno di un commercio di qualità, su quello ci stiamo investendo molto, stiamo cercando anche di inserire degli elementi di tutela nel regolamento urbanistico, perché la qualità è quella che ha fatto la fortuna della nostra città nella storia e lo deve fare anche nella versione appunto 3.0. In maniera differente rispetto ad altre situazioni possiamo dire che vogliamo portare i giovani imprenditori sul campo e non gli imprenditori più esperti in cattedra. E poi vogliamo comunque far vedere proprio come si costruisce un progetto aziendale e quali sono le idee manageriali più giuste da utilizzare all'interno di questo momento storico.